confrontarci con la cittadinanza per fare capire loro quali sono gli effetti a nostro avviso negativi di questa riforma, ma siamo disposti a dialogare con loro per mettere sul piano del tavolo sia la tesi favorevole sia la tesi contraria, per arrivare a una opinione che probabilmente non sarà comune. Ne abbiamo già discusso la scorsa settimana con l'avvocatura, però poiché a nostro avviso ne va di mezzo la libertà e i diritti dei cittadini, occorre il dialogo, e questo è uno dei tanti incontri che la magistratura del distretto vuole organizzare su temi fondamentali quali quello della riforma della giustizia. E oggi parleremo in particolar modo della separazione delle carriere, è un argomento d'altronde vecchio, dai primi anni 90, che ormai i vari governi si sono succeduti e hanno provato, anzi a nostro avviso ultimamente con la riforma Cartabia è già in atto la separazione delle carriere. Noi siamo contrari a questa tipologia di riforma perché riteniamo che vada a contaminare, intaccare la cultura della giurisdizione, deve essere comune sia al pubblico ministero che al giudice, e soprattutto riteniamo che questa tipologia di scelta non vada in alcun modo a migliorare l'efficienza della giustizia, che è l'obiettivo primario che tutti noi dobbiamo raggiungere. Il dialogo è sicuramente la chiave di lettura, noi non ci arrocchiamo nelle nostre posizioni, questo deve essere chiaro, non è una prerogativa di casta l'attuale stato della magistratura, quindi la possibilità di scambiare, anche se con i limiti che poi andremo a vedere, dalla funzione giudicante a quella requirente, noi riteniamo sia una garanzia per i cittadini, quindi noi siamo sempre sicuramente disponibili al dialogo. Sappiamo bene che abbiamo trovato nell'avvocatura un'opinione contraria, però non ci stancheremo mai di confrontarci con essa, perché insieme abbiamo un obiettivo comune: garantire i diritti dei cittadini.